Buonasera, buonasera, alle 20 e 10 minuti su Rete Autosport, consueto appuntamento con Anteprima Pescara, tutte le tematiche legate al prossimo turno di campionato. Il Pescara ospiterà domani il Foggia, inizio ore 15, l'arbitro è Pillitteri di Palermo, tanti dubbi di formazione per Pillon, sono tutti in buone condizioni, unico indisponibile, unico assente per questa partita il nazionale uruguaiano Elisalde, tra poco entreremo nel merito, ma intanto vediamo il quadro completo degli incontri, quarta giornata del girone di andata, il Pescara a 5 punti e ancora imbattuto, due pareggi e una vittoria interna con il Livorno. Queste le partite, si comincia questa sera alle 21, Benevento-Salernitana, domani alle 15, Carpi-Brescia, Crotone-Verona, Lecce-Venezia, Palermo-Perugia, Pescara-Foggia, Spezia-Cittadella, Cosenza-Livorno domani alle 18, Padova-Cremonese e il posticipo in programma domenica alle 21, riposa l'Ascoli, poi martedì primo turno infrasettimanale previsto dal calendario. Il Pescara ospiterà, quindi giocherà di nuovo l'Adriatico Giovanni Cornacchia, il Crotone dell'ex Giovanni Stroppa. Abbiamo già detto dell'arbitro di domani, Pillitteri di Palermo. Possono cominciare, cominciamo con le nostre esclusive consuete di questo appuntamento Anteprima Pescara. Andiamo ad ascoltare Capone, impredicato al rientro. Potrebbe trattarsi davvero del debutto stagionale dal primo minuto per il nazionale Under 19 di proprietà dell'Atalanta. Ascoltiamo Cristian Capone. Innanzitutto, come sta Cristian Capone? Ma è stata una settimana intensa, ci siamo preparati al meglio, io sto bene, sono pronto per giocare dopo settimane dove rientravo da un mese di europeo e ora sto meglio fisicamente e se il mister dovesse chiamarmi per giocare sono pronto. Siamo all'inizio del campionato, già hai fatto qualche scampolo di partite, già ti sei messo a disposizione della squadra facendo bene. Cosa ti aspetti per la partita di sabato? Ma sicuramente col Foggia è sempre una partita particolare per noi. L'anno scorso è stata la prima del campionato e l'atmosfera era grandiosa, speriamo che anche domani sarà lo stesso e speriamo di far bene, vogliamo vincere e portare a casa 3 punti. Ma sicuramente come me tutti vogliono giocare dal primo minuto, ma ci mettiamo tutti a disposizione del mister e poi il mister farà le sue scelte. Ricordiamo Cristian Capone, classe 99, vice campione d'Europa con la nazionale Under 19, promosso in realtà in nazionale Under 20 con il CT Nicolato. Domani potremmo vederlo in campo nel primo minuto in luogo di Antonucci, potrebbero essere diverse le novità, una sorta di mini turnover, almeno un cambio per reparto, ma andiamo a seguire la presentazione di questa sfida con i brani più significativi delle conferenze stampa di Beppe Pillon e del tecnico del Foggia Gianluca Grassadonia. Due confronti ravvicinati all'Adriatico per capire i margini di crescita di una squadra il cui avvio è stato senza alcun dubbio promettente. Il pregio di non mollare mai. Il Pescara infatti ha dimostrato di avere un'anima e di essere prima di tutto un gruppo in campo e fuori, organizzato, tignoso, tosto. L'11 biancazzurro ha sempre tenuto bene il campo, mai in balia degli avversari, ma in tutte e tre le partite finora disputate c'è stato sempre bisogno di un episodio negativo affinché sprigionasse le sue potenzialità. Le basi insomma ci sono, ma per scuotere l'ambiente serve una prima svolta, un cambio di marcia. Il calendario con due gare interne in 3 giorni contro Foggia e Crotone può essere un prezioso alleato. Prima i rossoneri di Grassadonia, reduci da 2 KO consecutivi e col pesante fardello della penalizzazione di 8 punti, ridotta a 5 dopo il vittorioso debutto col Carpi. Rispetto sempre, paura mai. Pillon. Paura di giocare contro una squadra mai, cioè, paura di cosa? Giochiamo, andiamo lì, ma scherziamo, paura non sa più nominarlo perché non esiste nel vocabolario la paura quando giochi a calcio, non deve esistere. Se no bisogna cambiare mestiere, perché la paura non esiste. Rispetto, grandissimo rispetto, perché io rispetto di tutte le squadre, infatti io le affronto tutte allo stesso modo, con lo stesso atteggiamento, perciò questa è una parola che io posso dire tranquillamente. Io dico una cosa, in Serie B la continuità dei risultati è quella che paga di più, cioè se tu continui a mettere punti sopra punti alla fine poi paga, perché poi quando tu vinci valorizzi tutto quello che hai fatto precedentemente.
Infermeria vuota, tra i convocati anche Balzano, Palazzi e Fornasera. Unico assente il nazionale Elisalde. C'è l'imbarazzo della scelta. Turnover scontato. Non sarà massiccio, almeno un cambio per reparto. A centrocampo Macino Canutè. Se gioca il primo, probabile, Brugman sarà confermato in cabina di regia. Per contro, con Canutè in campo, il capitano verrebbe impiegato da mezzala, così come è accaduto in corso d'opera a Cremona e soprattutto a Brescia. In entrambe le ipotesi, l'altro intermedio sarà Memushai. In attacco, certo del posto Mancuso, Monachello favorito su Cocco, prima da titolare per Capone, a fargli spazio Antonucci. Dietro, Scognamiglio, finora mai utilizzato, contende la maglia a Perrotta. Campagnaro giocherà col Crotone. Sempre più importante l'atteggiamento del sistema di gioco. Voi lo ripetete spesso, voi allenatori, io sono perfettamente d'accordo, però si va avanti col 4-3-3. È una base per che porto avanti, però nulla toglie che nel corso della partita, come è successo in queste tre partite, posso cambiare atteggiamento, posso cambiare sistema di gioco, ho dei giocatori che posso farlo, perciò tutto può essere nella lettura della partita. Ci dobbiamo aspettare Canutè davanti alla difesa con Brugman mezzala? Può essere una delle soluzioni, sì, può essere una soluzione, ricordiamoci che abbiamo anche Machine che sta bene. Ho la fortuna che ci sono tanti giocatori che stanno bene tutti, perciò è solo un problema di scelta. Sì, è un dubbio che ho sempre questo, vedere qual è l'attaccante in funzione anche della partita che mi serve di più per quel contesto di partita, perciò anche lì la scelta è fatta in funzione di questo. Secondo me è stato molto influenzato dal rigore sbagliato, nel senso che in quel momento lì gli è cascato forse il mondo addosso dopo aver sbagliato il rigore, e di conseguenza poi la prestazione non è stata di quelle che avevo fatto precedentemente. Può capitare di sbagliare, sbaglio io, sbagliamo tutti. Lui ha sbagliato il rigore, ma non deve sentirsi affatto colpevole di niente, perché si sta impegnando, sta facendo secondo me un ottimo lavoro, perciò deve andare avanti per la sua strada come sta facendo. Senta mister, ma la squadra secondo lei deve trovare ancora una sua identità? No, noi abbiamo un'identità precisa nel nostro sistema di gioco che è migliorabile, su tutti i punti di vista dobbiamo migliorare. Io parlavo come atteggiamento proprio in campo. Atteggiamento, noi dobbiamo avere sempre un approccio giusto alla partita. Secondo me a Brescia quell'approccio l'abbiamo avuto giusto alla partita, di come siamo andati. Poi abbiamo avuto 18 minuti di blackout nella seconda parte della partita. Poi pian piano, grazie anche all'aiuto di chi entra, la partita è cambiata e potevamo passare anche in vantaggio sui due colpi di testa. Abbiamo preso gol, abbiamo reagito. Diciamo che abbiamo avuto un blackout di quei 18 minuti. Vigilia di dubbi anche in casa rossonera, scontato il rientro di Galano. Foggiana Doc sarà anche il debutto per il Robben di Puglia, che nel 2013 decise con questo gran sinistro il match Pescara-Bari. Giocatore di indubbie qualità tecniche e balistiche. A centrocampo torna Busellato, indisponibili Iemmello, Rizzo e Rubin. Confermata la difesa a tre, forse quattro centrocampisti, con Deli spostato sulla tre quarti e appunto Galano. Entrambi agiranno alle spalle di Mazzeo, riferimento centrale. Quattro gli ex, Bizzarri, Carraro, Chiaretti e Boldur, una sola presenza in campionato con la maglia del Pescara, contro il Carpi nella stagione 2014-2015. Il tecnico del Foggia, Gianluca Grassadonia. Una squadra che ha qualità, soprattutto in mezzo al campo e davanti, una squadra tecnica, una squadra che ha delle transizioni sia positive che negative importanti, e quindi dobbiamo essere molto bravi. L'abbiamo studiata come sempre, sappiamo quelli che sono principalmente i loro pregi nel momento in cui abbiamo noi la palla, perché ripartono molto bene, e soprattutto quando ce l'hanno loro, perché hanno giocatori di qualità e di gamba, oltre che davanti hanno giocatori molto bravi nell'uno contro uno. Dall'altro canto dobbiamo essere bravi noi a fare quello che abbiamo provato, a crederci, ad avere la personalità di farlo, perché sono convinto che è una partita molto aperta. La squadra è molto compatta. Compatta? 8 gol subiti. Sì, però io l'ho vista giocare contro il Palermo, non mi ha fatto una buona impressione. C'hai due laterali, i quinti loro. Zambelli sono, e Krager. E Krager che sono molto bravi. Fra l'altro molto bravo sulle palline attive, molto bravo in questo senso. Poi abbiamo l'ex Carraro, che è un buon giocatore, Deli,
Agnelli, sono giocatori secondo me di categoria. Davanti con Galano si sono potenziati molto, con Chiaretti, insomma la squadra Mazzeo, una squadra da prendere con le molle secondo me, molto allenata bene da Gassadonia, che è un buon allenatore, che organizza bene le squadre, e io non mi faccio ingannare dai 4 gol subiti, non me lo faccio ingannare da queste cose qua, io guardo in profondità, nel senso vedo le partite, le vedo sempre le ultime due, sì che ho visto una squadra organizzata da questo punto di vista. Beh, insomma, sempre molto concreto e pragmatico il tecnico di Preganzola, vi abbiamo proposto i passi più significativi delle due conferenze stampa, abbiamo anche ascoltato la vigilia nelle parole del tecnico della Foggia lo scorso anno alla Pro Vercelli, alla guida della Pro Vercelli, Gianluca Grassadonia. Ci fermiamo per la prima volta, restate con noi, altri contributi tra pochissimo. Beh, torniamo in diretta dallo studio 20:23, anteprima Pescara. Prima di ascoltare le parole di Fornaser alla vigilia di Pescara Foggia, ricordiamo domani inizio alle 15 l'arbitro è Pillitteri di Palermo, diamo uno sguardo alle probabili formazioni in grafica. Cominciamo naturalmente dal Pescara, abbiamo detto tutti convocati, fatto eccezione per il nazionale uruguaiano Elizalde. Allora, dovrebbero esserci diverse novità, noi pensiamo una per reparto, almeno una per reparto, per esempio in difesa ci potrebbe essere qualche chance per Scognamiglio, che finora non ha collezionato minuti in campionato, ma attenzione perché oggi Pillon si è detto soddisfatto del comportamento della difesa a Brescia. Poi a centrocampo qui ci sono i maggiori dubbi, perché c'è il ballottaggio tra Canute e Macin. Se gioca Canute, Brugman farà la mezzala, se invece dovesse giocare Macin, Brugman metodista e naturalmente Macin mezzala Zala insieme con Memuscia, insomma inamovibili Brugman e Memuscia, staremo a vedere domani. Noi propendiamo per questa ipotesi, Brugman ancora metodista con Macin mezzala. Davanti Capone impredicato al rientro in luogo di Antonucci, con Mancuso confermato in questo caso naturalmente a destra, e poi Monachello, attenzione, favorito su Cocco. Monachello che è entrato benissimo in corso d'opera a Brescia, tra l'altro ha segnato il gol del pareggio nei minuti finali. In questo momento sembra in vantaggio Monachello su Cocco. Vediamo il Foggia di Gianluca Grassadonia. Sono due le sostanziali novità che saranno presentate dal tecnico rossonero, vale a dire Busellato a centrocampo, soprattutto Cristian Galano, abbiamo già visto nel servizio, giocatore di grandi qualità tecniche, balistiche, tra l'altro un ricordo infausto per i tifosi della Pescara 5 anni fa, il 21 settembre 2013 abbiamo anche inserito proprio nel servizio il gol realizzato da Galano, allora giocava nel Bari 1-0 sul Pescara di Pasquale Marino, vittoria all'Adriatico Giovanni Cordacchia. Galano che è foggiano doc, cresciuto soprattutto nelle giovanili del Foggia, poi è andato a Bari, e Galano potrebbe, anzi sicuramente sarà della partita a ridosso di Mazzeo. Il probabile sistema di gioco 3-5-1-1, anche se c'è in questo caso il dubbio 3-4-2-1 o 3-5-1-1, noi propendiamo per il 3-5-1-1 con Busellato e Deli mezzali, Agnelli davanti alla difesa, potrebbe partire dalla panchina uno degli ex, Carraro, l'altro ex che giocherà sicuramente Bizarri Trepali, argentino classe 77, compirà 41 anni il prossimo 9 novembre, ha giocato 2 anni fa nel Pescara nell'infausta Serie A, 29 presenze, ex Catania, Lazio, Genoa, Chievo e Udinese, lo scorso anno con Massimo Odo per gran parte della stagione, e poi gli altri due ex dovrebbero partire dalla panchina oltre a Carraro, Chiaretti e Boldor. Chiaretti in realtà ha giocato solo in Coppa Italia con la maglia del Pescara nell'estate 2012, Boldor una sola presenza in campionato, Pescara Carpi 1-0-5 nel 2014, allenatore Marco Baroni, e poi ha collezionato anche in quella stagione una presenza in Coppa Italia in estate, l'estate 2014 con il Renate. Quindi Carraro, Chiaretti e Boldor dovrebbero partire dalla panchina, Zambelli e Kragel sono gli esterni, i cursori di fascia, tra l'altro Kragel ha un gran sinistro micidiale, è andato a segno anche contro il Palermo domenica scorsa, partita poi ribaltata dalla squadra rosanero che si è imposta allo Zaccheria per 2-1 con un grandissimo Trajkovski, e poi Mazzeo, abbiamo detto, il riferimento centrale, l'unica punta di ruolo con Galano alle
spalle il trio di centrali di difesa formato da Tonucci, Camporese e Martinelli. Il Foggia viene da due sconfitte consecutive, ha subito finora 8 gol, di cui 6 nelle ultime due partite. C'è già aria di contestazione a Foggia nei confronti di Gianluca Grassadonia. Il Foggia è partito dalla penalizzazione pesantissima di 8 punti, che è stata ridotta a 5 dopo il vittorioso debutto in casa proprio nella prima giornata con il Carpi, partita vinta 4-2, con la cui la classifica il Foggia meno 5 ultimo in graduatoria. Domani inizio ore 15, stacchiamo con la pagina della classifica, andiamo ad ascoltare Michele Fornasier che ha smaltito l'infortunio degli ultimi giorni, sentiamo. Tutto bene, sto abbastanza in forma, ho avuto una botta questa settimana, ho preso una botta sulla coscia, però è un periodo in cui stavo molto bene e sono contento. Abbiamo visto nella partita precedente a Brescia, il mister stava per farti entrare, e la squadra è molto competitiva. Io mi sono sempre allenato dal ritiro, mi sto allenando ogni giorno, come ho detto prima sto bene, mi sto allenando anche se serve da terzino, per quello il mister, non essendoci Balzano, mi aveva chiamato in causa, però aspetto il mio turno e cerco di mettere in difficoltà il mister. Arriva il Foggia, una partita comunque sentita dalla piazza di Pescara, te ormai sei di Pescara, come vivi questa partita? È una partita molto tosta, l'anno scorso è andata bene, però quest'anno non sarà così perché hanno una gran bella squadra e ci servirà l'aiuto di tutti, dai tifosi e del gruppo, come comunque ha sempre dimostrato dalla prima di questo campionato, e dovremo entrare tosti e partire bene. Così dunque Michele Fornasier, terminiamo questo appuntamento con Anteprima Pescara facendo vedere i precedenti, alcuni gol degli ultimi precedenti tra Pescara e Foggia all'Adriatico. Giovanni Cornacchia al servizio. Nelle immagini, 13 gennaio 1991, campionato di Serie B, il miglior Pescara della stagione, liquida 2-0 la capolista Foggia, allenata proprio da Zeman, che schiera il tridente Rambaudi Baiano Signori con questo meraviglioso destro che fulmina il compianto Franco Mancini al Vise Zago, sblocca il punteggio. Tensione in campo per un gol giustamente annullato da Bettin di Padova. Rambaudi scintille tra Signori e Camploni. Il raddoppio nella ripresa è figlio dello splendido assolo di Fioretti. 18 aprile 1993, Serie A, 28esima giornata, Pescara senza scampo finisce 4-2 per l'11 di Zeman, clamoroso autogol di Nobile che devia alle spalle di Marchioro la punizione di Sciacca l'anno prima, pensate, in Serie D nel Trapani. Raddoppio dello stesso centrocampista rossonero su calcio franco nella ripresa, tris dell'olandese Roy servito da Seno e fortunato gol di Bresciani per il poker foggiano. Nel finale dimezzano Allegri, ottava rete stagionale è di Bivi. 22 ottobre 1995, Serie B, una delle sfide più entusiasmanti degli ultimi vent'anni. Avvio shock per i biancazzurri di Franco Oddo. 1-2 nei primi 5 minuti di gioco di Consagra e Bresciani, quindi l'eccezionale rimonta del Pescara letteralmente trascinato da Andrea Carnevale, che dopo l'1-2 di Ottavio Pallerini ispira il pari di Federico Giampaolo e al termine del primo tempo griffa l'acuto del definitivo 3-2 su sponda dello stesso Giampaolo. L'anno successivo, 6 ottobre 1996, sulla panchina biancazzurra proprio Delio Rossi, che l'anno prima aveva allenato i pugliesi, Foggia asfaltato, show di Federico Giampaolo, spunto in area e sinistro ad infilare Mancini, reazione su Moscardi, Mezzanotti espulso al 24esimo del primo tempo, Pescara in 10, ciò malgrado raddoppio sul rigore di Giampaolo che regala a Renato Greco l'assist del 3-0. La squadra di Rossi, non a caso allievo di Zeman, gioca un calcio fantastico nella ripresa, quarto gol di Sullo assistito da Gelsi, ma c'è gloria per tutti.
tutti. Un giovanissimo De Sanctis, all'epoca appena 19 anni, neutralizza il penalty calciato da Oberdan Biagioni. Infine, 8 settembre 2008, sul neutro di Vasto, il Pescara di Galderisi e Capitan Pomante si impone di misura, decide questo guizzo rapinoso di Fabio Bazzani, complici tuttavia il difensore Burzigotti e il portiere del Foggia Bremek. Sfide, insomma, mai banali. Curiosità, i pugliesi non segnano a Pescara dall'ottobre 1995. Zero gol realizzati nelle successive 4 partite. In realtà il Foggia poi è riuscito così a segnare un gol all'Adriatico lo scorso anno, 27 agosto 2017, prima giornata del campionato di Serie B, finita 5-1, finì 5-1 per i biancazzurri di Zemano, una vittoria debordante, però insomma un passivo esageratamente pesante a carico del Foggia, che disputò un'ottima partita. Il Foggia di Stroppa, il primo gol di Pettinari, uno straordinario pomeriggio per l'attaccante romano, autore di 3 gol. Stiamo vedendo proprio i 90 secondi di questa partita, con il Pescara che attacca, il Foggia che risponde con Chiricò, e c'è questo gol, sì, il secondo della partita, firmato proprio da Pettinari, assistito nella circostanza da Alessandro Crescenzi, e poi il Pescara dilaga con Benalì, palo rete, il 3-0 della formazione di Zemma. Ricordiamo 27 agosto 2017, partita finita 5-1 per i biancazzurri. Questo è il quarto gol firmato da Mancuso, entrato proprio in corso d'opera al posto di Del Sole, se non ricordo male, il primo gol in Serie B con la maglia del Pescara. E questo è il gioiello di Stefano Pettinari, nello stretto, un dribbling davvero meraviglioso, con un destro sotto la traversa da posizione assolutamente defilata, e poi il gol del 5-1 appunto firmato da Gerbo nei minuti finali della contesa. Pescara 5, Foggia 1, un risultato bugiardo, assolutamente bugiardo nelle proporzioni, perché quel Foggia, allenato appunto da Stroppa, attuale allenatore del Crotone, disputò una grande partita all'Adriatico, Giovanni Cornacchia, e lo ammise proprio nel post partita lo stesso Zeman. 20 e 34 minuti, è tutto per Anteprima Pescara. Vi ricordo domani gli appuntamenti su Rete 8 Sport alle 14.30, il live dell'Adriatico Giovanni Cornacchia, il prepartita con Enrico Giancardi, poi Diretta Calcio naturalmente con Marco Tontodonati e il suo staff, con ospiti in studio. Intorno alle 18, dopo l'intervista in diretta del nostro inviato Enrico Giancardi, il consueto approfondimento sempre su Rete 8 Sport. Grazie a Dino D'Angelo in regia, a voi per la cortese attenzione, ancora una buona serata.